Continua la sua rincorsa al primato il Città di Sant'Agata, che passa nella difficile trasferta di Siracusa battendo i padroni di casa del Real per 3-0. Vittoria di rigore per i biancoazzurri guidati da Pasquale Ferrara, che grazie a 3 penalty espugnano il Garone e conquistano di fatto la 13ª vittoria in campionato, la 6ª fuori casa, mantenendo inoltre la 2ª posizione in classifica con 40 punti. Un match che si apre con la formazione ospite che ci prova con Iraci, che è servito da D'Angelo, calcia da fuori, ma la sfera non inquadra lo specchio della porta. Bersaglio che i biancoazzurri non c'entrano nemmeno pochi minuti più tardi, quando è Tiscione a calciare dal limite, ma il suo destro finisce di poco alla destra del portiere Scordino. Al terzo tentativo però il Città di Sant'Agata passa, quando il signor Testai concede il rigore per il fallo di Alma su Iraci e senza esitazioni indica il dischetto. Dagli 11 metri si presenta Filippo Tiscione, va col destro il numero 11 biancoazzurro, che spiazza il portiere, portando di fatto in vantaggio la formazione del presidente Antonio Ortoleva. Per Filippo Tiscione è il quarto centro con la maglia sant'agatese. Per Filippo Tiscione anche gol con dedica, quindi gol speciale per il numero 11 biancoazzurro. Galvanizzati dalla rete del vantaggio, il Città di Sant'Agata prova a chiudere i conti. Cicirello col mancino sfiora l'incrocio dei pali, dando quasi l'illusione del gol. Gli sforzi della formazione allenata da Pasquale Ferrara vengono comunque premiati pochi minuti più tardi, quando il fischietto messinese giudica falloso l'intervento di falla su Tiscione e senza esitazioni indica per la 2ª volta il dischetto del rigore. Dagli 11 metri questa volta si presenta Piero Concialdi, che con uno splendido cucchiaio spiazza il portiere Scordino, facendo così Real Siracusa 0, Città di Sant'Agata 2 e gol numero 8 in campionato per il fantasista in maglia numero 10. Il Real Siracusa comunque non ci sta, prova a venire fuori dal guscio, ci prova con la punizione di Melluzzo, che costringe agli straordinari Ferrara sulla ribattuta. Arriva poi il gol di Frittit, ma il direttore di gara annulla per posizione di fuorigioco. Nella ripresa c'è subito un'occasione a favore del Real Siracusa, con la punizione del solito Melluzzo, che viene respinta sulla linea di porta da Asensio. Padroni di casa che pochi minuti dopo rimangono però in 10 uomini, quando il signor Testai della sezione di Catania ammonisce per la 2ª volta Iacono per fallo di simulazione, con il Real Siracusa che rimane di fatto in 10 uomini. Il Città di Sant'Agata prova quindi a sfruttare l'uomo in più e così al minuto 80 Saraceno a terra in piena area di rigore Tiscione con il fischietto catanese, che indica il dischetto ed espelle il difensore di casa, con il Real Siracusa dunque in 9 contro 11. Dagli 11 metri questa volta si presenta Costa, che con grande freddezza spiazza Scordino, facendo così Real Siracusa 0, Città di Sant'Agata 3. E per il centrocampista in maglia numero 4 è il primo centro con la maglia bianco-azzurra. Poi non succede più nulla, finisce dunque 3-0 per il Città di Sant'Agata, che sale in classifica a quota 40 punti, mantiene la 2ª posizione e continua la sua rincorsa alla Paternò.